Ok ragazzi, allora si riparte. Non so che cavolo dobbiamo fare. Non so se fare questo. Ho due kit di fabbricazione, però volevo sbloccarmi altre armi, se possibile. Vediamo cosa possiamo sbloccare. Fucile d'assalto cadente poco più elevato. Ok, questo mi piace. Lo prendo. Mi sa che cambio anche la pistola. Prendo. Ho il lanciatore, no. Prima la pistola, quindi giusto per provarla. Non l'ho messa. Così. Mira, è bloccato. Questo c'è. Ok, partiamo a fare la missione. Sapete cosa, da cosa capisco quando è un gioco curato dalla Treyarch o un altro team di Activision? Praticamente i giochi curati dalla Treyarch da serie Call of Duty sono più violenti. Non ci credo. Li stanno fregando. Questo filmato è falso. Non è vero. Magari, ma questo risale a prima degli omicidi alla Blackstation. Kane, dillo anche a lui. Le notizie trafugate girano e minacciano le attività dell'accordo in tutto il mondo. Conoscono i nostri punti deboli e si stanno mobilitando nelle regioni più instabili. È chiaro, Taylor ci ha traditi. Così indagheremo sulla sua ultima missione nota. L'allarme sotto la vecchia struttura Quaresens. Forse là sotto qualcosa ci farà capire il suo movente. Non dimentichiamo gli immortali. Ne abbiamo ucciso uno e mutilato l'altro. Questa è gente vendicativa. Mica io spero che sia l'ultimo Call of Duty ambientato cioè nell'epoca futuristica. Minchia, basta, vi prego, basta. Ehi. Mi sparo. Taylor indagava su un segnale di allerta prioritario, trasmesso da un miglio sotto la vecchia struttura Coalescence. Ho setacciato tutte le informazioni disponibili. Là sotto non dovrebbe esserci proprio niente. Il disastro ha distrutto gran parte della struttura. La soluzione ottimale è scendere dal silo centrale. Grazie, Kane. Utile. Seguendo le orme di Taylor, forse laggiù troveremo delle risposte alle nostre domande. I droni confermano contatti multipli in superficie. I 54. Probabilmente sono già dentro. Eh già. Abbiamo appena visto arrivare dei rinforzi. Sarà impossibile non fare rumore. Meglio. Vie d'approccio multiple. Dividiamoci. Ma come cazzo corre? Come una lepre. Ok, allora vado per i cazzi miei. Forse ho sbagliato. No, arrivo, amico. Mi segna l'obiettivo lì. Comunque, praticamente, i giochi della Treyarch, praticamente, ve ne accorgete che dalla violenza, perché partono braccia, parti di corpo, cioè è più violento rispetto a quelli curati da altri team. Ad esempio, Advanced Warfare non era così. Al tuo segnale. Non partivano mica braccia. Al tuo segnale che? Da qui! Oh, mi aiuti. Qui, tra l'altro, che cavolo c'è? Possono piccarmi? Ma no, ovviamente. Oh, bella sta macchina. Peccato che è distrutta. Si fa la festa! Oddio. Sto per sparare, bello. Riuscirò a non farmi uccidere, almeno in questa missione. Ecco, infatti. Chicchia. Oddio, c'è un fottuto cecchino. Fa il bastardo.
Ma io quando è che c'ho l'abilità doppio salto e troiate varie? Ammesso che ci sia l'abilità doppio salto. Ok, i cecchini li ho fatti fuori. Ah, merdoso! Vigliacco! Va, va, lo vedete? Non me lo fa raccogliere! Perché? Perché non me lo fa raccogliere? C'è tutto d'un tratto! I protagonisti sono diventati stupidi! E non riescono più a raccogliere un'arma, vabbè. Le gioie, proprio. No, armeria mobile, non me ne frego. Spacchiamogli il culo! Ci vedere io? Sono ancora al riparo, unità SP attiva. Ripeto, unità SP attiva. Dovrebbe essere un rottame. Perché funziona ancora? Come ti faccio vedere io? Il sistema difensivo dell'ASP devia le minacce in arrivo. Merda. Usate colpi mirati per disattivarlo. Ecco. Poi centratelo con un RPG. Il sistema difensivo dell'ASP è sotto il nucleo. Sotto? Colpisci il sistema trofi! Manca poco! Manca poco, alla mia morte! Sistema difensivo offline! Usate un RPG prima che si riattivi! Assegno! Sesso! Continua a colpire il sistema difensivo con le armi leggere! Ciao, bitch! Ah! No, spostati! Colpite l'ASP. Nucleo destabilizzato. Carro ASP fuori uso. Modestamente. Tutto regolare. Cioè, voi vorreste un COD ambientato in quale epoca? Seconda guerra mondiale, Vietnam, oppure qualcosa di totalmente nuovo? Ditemi. Voglio sapere cosa ne pensate. Interfacciati con quel pannello, così sarete subito dentro. Non ci si annoia, eh? Eh già. Mai. È una giornata movimentata. Vabbè, vabbè, annoiare non annoia. Il nostro COD. Va, che figo! Una mummia. Benvenuti alla Coalition. Il futuro è... Calmati. È solo un vecchio programma automatico. Ma ha detto di recarsi alla reception. Andiamo, io ho fiducia. Ci penso io. Good boy. I corpi sono qui da pochi giorni. Penso prima dell'attacco alla Black Station. Hendrix è opera di Taylor. Forse. Colpi alla testa. Però che cazzo? Non c'è neanche bisogno di chiederselo. Certo che è opera di Taylor. La CIA li ha fatti togliere di mezzo perché ficcavano il naso. Ehi. Non farci caso. Sono solo di pessimo umore. Rilevo una fonte MF nell'area. Un piccolo dispositivo elettronico. Forse è uno dei corpi. Ah. Sì, trasmetto i dati. C'è qualcosa? I saccheggiatori non sono qui per caso. È una soffiata del CDP. È quello? Attivo drone ricognitore. Oh! Ricevuto forte e chiaro, Hendrix. Ti sincronizzo con i dati telemetrici del drone. Che figo. Ha toccato la vetrata già distrutta. Ehi. Sai che si dice di chi guarda a lungo nell'abisso? No. Andiamo. Ah, andiamo, si dice? Non cadere, sarebbe un bel volo. Vado avanti. Ma sei sicuro che non sia risultato? Il treno fa boom. guardate, dovete dirla per sempre questa frase. Risultato? Il filmato treno fa del boom. Massacro.
Credi ancora che fosse un falso? Conosco Taylor da molti anni ed è impossibile che sia stato lui. Quella è stata opera di una mente malata. Forse non è la persona che credevi tu. Sarà. Ma che mi dici di Hall, Maretti e Diaz? Perché lo avrebbero lasciato fare? Andremo fino in fondo, in un modo o nell'altro. Dove sei andato a finire? Ah. Ma... secondo me sono stati loro. Lo stronzone ce l'ha una faccia psicopatica. Sì, cazzo. Sì. I 54 di merda ci hanno preceduti. Cosa dovremmo fare? Credo sia ora di presentarsi. Andiamo. Spara il primo colpo. Io ti seguo. Oh, merda! Il mega bestione! Ti odio. Aspetta. Per te c'ho il confetto già pronto, porca puttana. Non l'ho ucciso! Ma la maledizione della prima luna! Ma perché non lo becco? Ecco. Madonna, oh. Oh, è andato? Cazzo! Dai! Libero! Kane, in che cazzo di buco stai cercando di infilarci? Ho il tuo stesso obiettivo, Hendrix. Sistemare le cose prima che peggiorino. Minchia, ma... ah, non mi faccio nulla. Cioè, guardate lui, perché lui va così, io no? No, mica, io premo lo stesso tasto, non va! Occhi aperti. Ma forse sbaglio io. Questo posto non è molto stabile. Questa roba sembra tipo uno scudo, non ho idea. L'ho attivata così a scazzo. Ah, forse corro più veloce. Non lo so. Le abilità devo ancora impararle, ragazzi. Non giudicatemi. Che cazzo? Kane, perché tutti i robot si comportano in modo strano? Forse la causa è un sovraccarico. Quel sovraccarico non è normale. E infatti... mi sembravano zombie più che altro. Io penso alla porta, tu va sotto, ok? No, no. Poi? Merda! Ehi! E se qualcuno fosse collegato ai sistemi della struttura per controllare i robot? Dubito che i sistemi siano ancora operativi dopo il disastro. Però non sappiamo niente di questo posto. Il drone ricognitore dice che sono arrivati da qui. Scommettiamo un centone che qui sotto troviamo merda a palate. No? Dai, ce l'ho scommetto. Ma che cazzo? Wow, wow! Hendrix, ce l'hanno con te! Krishna! Lancio una granata! Bravo, perché non ne ho? Ma... no, ne ho! Quello lo devo distruggere. Da qui. Okay. Non ha senso. Chi sta controllando questi robot? Io non so. Sto ancora triangolando la fonte. Vi tengo aggiornati.
Ok, mando avanti il drone ricognitore. Ah, ok. No, aspettami. Vediamo quanto è profondo questo cesso. C'è poca luce. Meglio attivare la visione avanzata. Ricevuto. Guarda, è profondo come presto, la vagina. Presto, il drone ricognitore non ci aspetterà. E vai, sono dietro di te. Cazzo vuoi da me? Dove? Kane, abbiamo perso il feed. Qualche problema? Negativo. Quel posto non è mappato. Senza il drone siamo ciechi. Qualcosa lo ha messo fuori uso. Muovetevi. Stando al GPS il segnale è più avanti. Madonna, immaginate se becchiamo gli zombie. Vabbè, le munizioni le ho. Sì. Kane, abbiamo trovato il drone. O ciò che ne resta. Un bel gioco dura poco. Aspetta, voglio dare un'occhiata a quella roba. Ti dice niente? Sembrerebbe trattarsi di un progetto segreto della CIA. Se erano qui sotto al momento del disastro, nessuno è mai venuto a dare una ripulita. Prima di Taylor. Sì. Qui qualcuno nasconde qualcosa. Il sangue porta di qua. Sapete cosa mi... Questo qui ha ancora l'arma fra le mani, la tiene ben stretta. Scusate, questi pezzi di merda si rialzano, un po' me lo sento. Che succede, Kane? Là, va! Questi si rialzano. Che cazzo! Quanto sei pronto? Non era la tua giornata. Ma toh, pezzo di merda. Venite pure, wow. Meglio spararli quando sono già a terra. Bastardo! Tov, fra sfida! Occhi aperti. Non sappiamo cosa c'è qui sotto. Kane, che cazzo hanno quei robot? Mai visto niente di simile. Non è nella loro programmazione. Credo che i parametri predefiniti di quei robot siano in qualche modo saltati. Ok. Secondo il GPS, la fonte del segnale dovrebbe essere di là. Concentratevi. Che figo. Le mie parole. Viola il pannello. Ok, baby. Porca puttana. Hendrix, controlla quei pannelli. Potrei riuscire a estrarre qualcosa dai drive locali. Ok, Kane. Sei dentro. Questo è impossibile. Gli esperimenti DNI su soggetti umani non erano ancora in corso. Non ufficialmente. Non credo fossero volontari. Sono tutti collegati a un server centrale. Jay Jong era il nostro uomo. Ma non ha senso. Per niente. Se è morto, come si spiegano quegli agenti della CIA ammazzati con il suo stesso modus operandi? Un minuto, Kane. La CIA ci fa chiamare. Ci assegna un contatto sconosciuto. E poi scopriamo un suo progetto segreto.
Che senso ha? Hendrix, che vuoi dire? Non lo so. Tieni occhi e orecchi aperti, specie con Kane. D'accordo. Tutto ok, Hendrix? Sì, Kane, tutto ok. Bene. C'è attività di rete in una sala server qualche piano più in basso. Ehi! Meglio controllare. Andiamo. Minimo ci vogliono fottere. È buio pesto. Attivate la visione avanzata. Ricevuto. Rilevo delle radiazioni. Avanzate piano, potrebbero interferire con ottiche e sistemi cibernetici. Vai. Anche io voglio i razzi. Dammi una mano. Troverò il modo di aprire la porta. Come la vuoi la mano? Dove la vuoi soprattutto? Cazzo. Ah, vai. Ma non mi lascia qui nella merda. Hai aperto la porta, Hendrix. Cassa di munizioni, un motivo ci sarà. Non sono stato io. Ecco. Qui dentro ci sono altre cavie. Oh, Cristo. Fanculo! Sono nell'acqua! E va bene, cazzo. Dai, dai. E dai. Merdacce. Faccio vedere io. Ah! Dai, dai, cazzo, dai. Dai, merdine! Ancora? Sbaglio, mi stanno arrivando da su. Ah! Dai, dai, merdina. Pistola è carica. Kane, visione ripristinata. Oh. Ricevuto. Più avanti rilevo un massiccio picco d'energia. Kane, ci sono parecchi robot. Piano, con calma. Kane, sono rimasto separato. La sala server è poco più avanti. Imboscata, imboscata. Ecco. Porca la merda! Venite, dai, dai! C'è un'uscita davanti a te! Ma mi diverto ad ucciderli! Oh cazzo, forse sono troppi! Vado! Inizio a credere che sia un laboratorio di ricerca su armamenti, altro che biotecnologie. Le sostanze rilasciate durante il disastro non sono mai state identificate. Ha tutta l'aria di una copertura. Armeria mobile, no, no, va bene, vado bene così. Non sono ancora morto. Nessuno ti costringe. Noi avremo per sempre le mani sporche di sangue. Sai chi sono? Ti chiedo di tornare indietro. Vattene. Kane, ho Diaz su un canale protetto. Credo l'avevo ragione. Il mondo deve sapere la verità. È connesso ai server. La sua DNI fa da tramite per tutte le informazioni memorizzate là dentro. È lui a guidare i robot e la loro mente collettiva. Il suo cervello non può reggere. Ascoltami. Dobbiamo fermarlo. Fermare lui e tutto questo.
Sta trasmettendo tutto il contenuto dei server ai nostri nemici. Bisogna fare subito qualcosa. Vedrete che si scoprirà che Diaz in realtà è quello buono, assieme ad Diaz, altri. Diaz, devi fermarti. Non so cosa sia successo a te e gli altri, ma devi smetterla. Io sono pronto a morire per la verità. Fanculo. L'unico modo per scollegare Diaz dal server è distruggere il nucleo sopra di lui. Kane, sono nella sala di controllo. Cosa posso fare? Fammi accedere ai sistemi primari. Creando un contatto diretto tramite la tua DNA, individuerò i punti deboli del nucleo. Agli ordini, capo. Bello, bello. E mi becco gli robot, cazzo. Ci sono. Sparate alle barre di raffreddamento nelle torri intorno a Diaz. Così dovrebbero aprirsi dei punti d'accesso al nucleo. Appena esposto, bisognerà salire lassù e buttare dentro una granata. Torre di raffreddamento 1 aperta. Concentrati sulla mia voce. Torre 1 offline. Il nucleo è vulnerabile. Fanculo. Rilassati. Scombra la mente. Ma sono i robot, come cazzo fa? Devi avvicinarti. Lancia un esplosivo direttamente nel condotto esposto. Dimentica il passato. Ora sei in pace. Ma non fate avvicinarmi. Forza, sali sulla torre centrale e tira una granata. Forza, leccami una palla. Cioè, oh. Come dovrei fare se mi sparano addosso? Nel condotto. Io me ne fotto qualcuno di questi, è Cristo santo. Toh, granatina. Granata esplosa. Kane, dimmi che ha funzionato. Sì, nucleo centrale al 66%. Dai. Muori per il robotone. Passo alla torre di raffreddamento 2. Muoviti però. Muoviti, Kane, qui mi massacrano. Entro il nuovo secolo magari. Gesù bambino. Torre di raffreddamento 2 aperta. Torre 2 offline. Il nucleo è vulnerabile. Cazzo, non devo morire adesso. Sei un po' caldo. Lancia un'altra granata in quella torre. Oh mio Dio, muori come ce l'ha. Sono sicuro. Tole granate. In una foresta ghiacciata. Resta poco tempo. C'è il nucleo. Girati, lancia un'altra granata nel nucleo. Cioè, mi fanno troppo incazzare. Ma cazzo, ho capito che devo lanciare la granata nel nucleo. Gli alberi intorno a te sono così alti da toccare il cielo. Però Cristo, se sono questi pezzi di merda. Bianchi fiocchi di neve. Vai. Detonazione riuscita, Kane, confermi? Nucleo centrale al 33%, ancora una! Oh, amen. Passo alla torre 3. Ma va il bastardo! Ma che cazzo fanno? Ehi, dei robot si arrampicano sui muri! Mi hanno puntato, dammi una mano! Cazzo vuoi anche tu? Cazzo! Presto, Kane! Si fanno esplodere per entrare nel centro di controllo!
Minchia! Fanculo tua nonna! Porca troia! Rompetemi i coglioni! Torre di raffreddamento 3 aperta! Aiutami! Mi senti sciogliere! Ammazzarmi! Ah! Aspetta! La bilancia mi si dà quella torre! Subito! Torre di raffreddamento 3 offline! Raggiungila e colpisci! Spero che non succeda, Kay! Ma dove? Da dove? Vai! Possiamo perderlo, Hendrix. Ti devi interfacciare. Scarica il più possibile dalla sua DNI. Sai che così gli friggerò il cervello. Lo no, so. No, tu non capisci. Io conosco Diaz. Ho combattuto con lui. Non merita questa fine. Scusami. Non importa, Hendrix. Ora la vedo. La foresta ghiacciata. Cazzo! Kane, l'hai visto? Cosa? Che cosa hai visto, Hendrix? Qualcosa di utile? Hendrix! Taylor cerca due superstiti del disastro della Coalescence. Ha già lasciato Singapore. Come ha fatto ad andarsene? Non si tradiscono gli amici senza farsene di nuovi. Cazzo, nemici in superficie. Sono gli immortali. Oh. Sono laggiù? Gli assassini di mio fratello? Sì, sì. Ho mandato i miei. Abbiamo ricevuto le coordinate dei rifugi della CIA? Sì, signora. Allaga tutto. I miei sono ancora laggiù. Basta! Ma poi perché non l'hanno uccisa prima, lei? Cioè, già che si è, gli hai tagliato una mano, uccidila, sparale un colpo in testa. Boh, fuga. Che cazzo è sta? Noi nuovi amici di Taylor. Hendrix, rilevo esplosioni multiple in tutta la struttura. Dovete scappare. Hai sentito? Filiamocela. Andiamo. I 54 immortali hanno occupato tutta la superficie. Vogliono distruggere la struttura per farvi morire annegati. Attraversa, ci resta poco tempo. Cazzo. Al culo! Non vedo una sega! Non vedo un cazzo! Sì! Inizia a occuparti di quei superstiti. Oh. Dobbiamo scoprire perché Taylor li vuole trovare. Scansiono i file di Hendrix. Dovrebbero volerci pochi minuti. Dai che ce la faccio! Dai che ce la faccio! La prima missione è completata senza morire! Ok, vi guido io. Aprite quella porta e allagate il laboratorio. Cosa? Sei fuori! Funzionerà. Dovete soltanto trattenere il fiato finché non arrivate in superficie. Ok, ma se non funziona, la mia anima ti tormenterà, Kane. Oh. Cazzo, è bloccata. Bypasso i sistemi della porta, coprimi! Ancora qualche secondo. Oh cazzo. Ho identificato. No, che cazzo!
Dai! Ho identificato i superstiti del disastro. Sebastian Kruger. Ma Dio! Ho identificato i superstiti del disastro. Sebastian Kruger e il dottor Youssef Salim. Ne riparleremo, Kruger. Adesso abbiamo altri problemi. Mica ti muovi! Puttana di quella troia! Cioè, io non ci credo. Cioè, io non ci credo! Dai, andiamocene da qui! E adesso, Kane? Sopra di voi! Te lo segnalo, Hendrix! Madò! Anche sott'acqua dobbiamo combattere, sti pezzi di merda! Fatela saltare! La pressione dell'acqua vi porterà dritti fino al silo! Con me! Appena la faccio saltare, la pressione ci sparerà fuori da qui! Bravo, dai, muoviti però! Ok, stammi dietro. Non è ancora finita. No. Attenti, vedo parecchie cariche di profondità verso di voi. State alla larga. Non possiamo aggirarle. Distruggiamo quelle cariche. Puttana. Che se mi ha colpito? Il ponte viene giù! Spostati! Oh my Jesus. Un attimo. Qualcosa disturba la connessione. Abbiamo un grosso problema. Hai quasi finito l'ossigeno. Nuota più in fretta. Minchia. Diretta poco ossigeno. Dobbiamo emergere subito. Ho capito, ma ci sono le bombe. Dai, dai, dai. Morto. Porco il mondo. Hai quasi finito l'ossigeno. Nuota più in fretta. Io seguo a lui. Fanculo, certo. Ti resta poco ossigeno. Dobbiamo emergere subito. Cazzo, davvero? Davvero mi resta poco ossigeno? Porca merda. Mi chiamate quante cazzo di bombe stanno rilasciando? Dai, dai, dai. Mi sa che mi devi fare bocca a bocca, Cristo, eh. Dai. Dai che ci sei quasi. Dai. Oh, ce l'ho fatta, forse. Forse. Prendi. Stai bene? Tutto ok. Kane? Kane! Si mette male. Diaz ha trasmesso le coordinate di tutti i rifugi della CIA nel mondo, incluso questo. Le ricognizioni confermano. Gli immortali si stanno già dirigendo qui. Non possiamo fermarli. Scappate da Singapore. Resisti, Kane. Veniamo a prenderti. Ah. Si mette male. Ok, procediamo, procediamo. Mi chiamo finito la missione quasi senza morire. Quasi. Sai una cosa? Nuova. Potresti pentirtene. Gli immortali vogliono vendicarsi. Anche se riuscissimo a raggiungerla, di Kane non sarà rimasto niente. Tanto ho già deciso. Lo sai che è una trappola. Vogliono farci vedere le conseguenze delle nostre azioni. Non delle nostre, Hendrix. È colpa loro. Se la sono cercata. Ok. Finito di parlare, quindi io vediamo cosa c'è qui allora. No. Caos, vediamo queste.
Facciamolo. Figo. Foto tutto. Ok ragazzi, spezzo qui Let's Play, spero vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti.